Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessila News. Oggi parleremo di cordini per borse, in particolare di un cordino che non ha certamente bisogno di presentazioni. Si tratta del Tie Sublime, uno dei cordini più ricercati e più amati, che offre una vastissima gamma di colori. Andiamolo a vedere insieme. Eccolo qui il nostro cordino Tie Sublime, composto da poliestere e polammide che permettono il massimo del comfort nella lavorazione. È un formato in rocca da 200 grammi per una lunghezza di 280 metri all'incirca, con un diametro di circa 2 mm. Per questo cordino sono consigliati gli uncinetti dal numero 3 al numero 4. Le colorazioni disponibili sono davvero moltissime, iniziamo a vederle insieme. Partiamo dalle sfumature del verde, quello che abbiamo appena visto è il colore pistacchio. Abbiamo poi il petrolio, lime, militare e verde. Passiamo ora a delle tonalità più fredde. Abbiamo il colore argento, grigio medio, grigio, grigio denim ed infine il nero. Per le colorazioni un po' più calde, che ricordano un po' i toni della terra, abbiamo il beige, nocciola, caramello, cuoio e castagna. Abbiamo poi il fucsia fluo, cipria, magenta, bordeaux e rosso. Per le sfumature del blu abbiamo carta da zucchero, nuvola, avion, bluette e blu marine. Abbiamo poi il sole, bianco ottico, crema, becco d'oca, rame. Ed infine vediamo varie sfumature del viola, quindi abbiamo il lilla, il glicine e il viola e poi il turchese ed il tiffany. Quindi abbiamo visto quante colorazioni presenta questo cordino. Questo sicuramente vi sarà d'aiuto per creare tantissimi progetti e più svariati in base alle vostre preferenze. Si tratta di un articolo 100% made in Italy, è infatti ideato, prodotto e distribuito esclusivamente da Tessiland. Viene infatti creato nei nostri laboratori. Questo garantisce la disponibilità di tutte le colorazioni durante tutta la stagione. Quindi un cordino che si ispira ai cordini Tie, ma con la qualità del 100% made in Italy. Nel corso del tempo questo cordino è stato utilizzato per i più svariati progetti. Potrete trovare tantissimi tutorial a partire dalle pochette, click clack, anche dei cestini e addirittura una copertina per libri. Per non parlare poi dei portachiavi, delle borse a mano o borse a tracolla. Un cordino che permette di essere lavorato facilmente anche da chi è alle prime armi. Altra caratteristica di questo cordino, oltre alla sua grande scorrevolezza, è anche la morbidezza. Questo però non significa che questo cordino diventi blando. Infatti Sublime vi permetterà di creare delle borse capaci di stare in piedi, ecco, per così dire, quindi che non avranno necessariamente bisogno di un termoindurente oppure di una rete. Vi ricordo infatti che tanto più stretta sarà la lavorazione del cordino e tanto più il risultato finale sarà una borsa rigida. E a questo punto attendiamo di vedere le vostre creazioni. Vi ricordo di attivare la campanella e di iscrivervi al nostro canale e di seguirci su tutti i nostri canali social, così da non perdere nessuna novità. Vi ricordo la pagina Facebook Meglio di Maya, Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog. Al prossimo Tessila News!